una repubblica fondata sul lavoro, almeno sulla carta, quella della Costituzione. E già, perché nonostante questo, i tassi di disoccupazione, soprattutto per i giovani, sono alle stelle, ma le nuove generazioni non ci stanno. In tantissimi, fieri e preparati, sono pronti a rimboccarsi le maniche per trovare un lavoro. Ovviamente, mica stiamo parlando di questi qua. I due cervelloni, nella loro foggia, stavolta hanno partorito un'idea geniale. Vero, loro non ci pensano minimamente all'idea di lavorare, ma qui hanno trovato qualcuno che invece addirittura stanno istruendo, ovviamente a loro modo. Titolo di studio, diploma in ragioneria. Quando sei uscito? 62. Se ti chiedono, tu di che sei uscito con 75. Avete capito? Vogliono cercare lavoro agli altri, ma lavorare loro, mai! Quando viene questo qua, mi raccomando, chiamalo sempre direttore. Direttore, va bene direttore, va bene direttore. Poi Risto fai fare a noi. Ovviamente per loro esiste solo la raccomandazione. Sta così allucinante. Affoggi i piccioni, come a Milano, sto bastardo di me. Ammocca, ma idrei, porto di malattie. E così, dopo questa lezione di educazione civica, i tre si avviano. E a chi vogliono chiedere la raccomandazione? Lui è Alessandro. E lui, è lui. Presidente. Alessandro! Alessandro! Ma è Alessandro Di Battista! Alessandro Di Battista è deputato della Repubblica, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e soprattutto uno dei leader del Movimento 5 Stelle. Uomo di fiducia di Beppe Grillo, Di Battista è da sempre attivista di tante cause sociali, soprattutto in Sud America. Come stai? Come sta? Questo è il ragazzo, il mio fratello. Ah, quello è suo fratello. Quindi qua la frode vuole essere di famiglia. Ovviamente a loro della politica non gliene frega niente e vanno subito al sodo. Mio fratello, ci serve lavoro. Faccio devo curri. Ci serve lavoro. Curri con dei ragazzi. Diploma ragioneria, mi piace stare a contatto con la gente. Comunque va bene. Diploma scuola. Al cospetto dei due testimonial dell'illegalità, Di Battista è in imbarazzo. Capito, Alessandro, ho capito. La politica è sempre andata avanti così. Che io ti voto se tu mi dai il posto. La parola onestà non è nel loro vocabolario. Che gli manca, ragazzo? Guarda, gli occhi celesti. Ah beh, se ha gli occhi celesti tutto cambia. Livello inglese, interazione, produzione. Quanti si dice da ragionare di Cilla, Alessandro? 75. 75. 75, ma non è vero, con 62. Vediamo che possiamo fare. Bravo, così, bravo. Tu puoi fare anche come minaccia agli imprenditori. Dici, tu vi mettiamo in mezzo a una strada oppure mi inserite in ragazzi. Ah, ma siamo arrivati all'estorsione. Vorrei che ci fosse meritocrazia. Meritocrazia? Alessà, è una battaglia persa. Cioè? Cioè che uno bravo va avanti e non i raccomandati. E questo qua te lo metto nella busta della pizzica. Come quando viaggi? Tra un viaggio e l'altro. Magari gli do un'oretta. Dopo aver offerto la solita immagine degradante, passano ai loro cavalli di battaglia. Ma cosa ho fatto della politica? Di la verità. Dai, te le sbaglio. A qualcuno te la sbaglio. Non me ne fate a finire. Te la schiaccia a qualcuno. Dai, qualche uno che viene che ti lancia un reggipetto sul palco. Ma questo non è mai successo. Queste sono cose private. Voglio vedere se arrivano questi bindi e ti butta il reggipetto se lo chiamare la porta, Alessà. Rispetto a prima. Ogni tanto, mi hai fatto capire di sì. Di Battista prova a divincolarsi, ma non può sottrarsi alla stretta dei due pitoni foggiani. Oh, aspetta, Alessandro! Riesci a togliermi due multe almeno. E questo, neanche questo a facciamo. Lui. Ma che politica è? Voi rovinate tutto così. Ma loro sanno che il politico non va mollato mai e dopo mezz'ora sono ancora lì a sfiancarlo. Alessà, Simone, mi raccomando. Come si chiama Simone? Bravo ragazzo. Di Battista pensa che siano terminate le domande, ma loro sono un pozzo senza fondo. Idiozie. La metà del vostro stipendio lo date ancora? Ci rinunciate? Cosa hanno? Ma la diamo alle piccole e medie imprese. E noi siamo più piccole. Faccio una cosa, apri il portafoglio. La metà ce la dai a noi. Così, a scatola chiusa, vediamo quando esce dal portafoglio. Dopo averle provate tutte, però anche i molestatori seriali vacillano. Tu a me come politico non mi piaci perché no, allora la figa e non le paga. E le multe non le togli. Che cazzo di politico sei? E i posti di lavoro non li dà. Cos'è la politica? Ma ho sentito bene. Non mi piace come politico, Alessà, sei troppo preciso. Ti chiamiamo una.
preciso. Raffaella, che organizza. Raffaella! Ancora Raffaella Zarro. Siamo qui con Alessandro Di Battista, quello che sta tosto a tosto, il parlamentare. Ciao Raffaella. Stavo dicendo ad Alessandro che tutta la politica, diciamo, quello fanno, trovano i posti ammanicati, quello che si stima a quello, e si va a puttane. Questo ah, proprio così! Lo vuoi sbloccare un poco tu? Il degrado è servito. Fanno venire a Milano che si diverte molto. A Milano a Roma! Prendiamo l'Hollywood, tavolo di Battista! Salutiamo Alessandro! E voilà! Come rovinare l'immagine di un uomo pubblico in pochi minuti. Io ad esempio adesso sto partendo, la settimana prossima vado a Dubai e a Abu Dhabi per il Gran Premio. A Dubai? E che è sta Briatore al Gran Premio? Ci stanno tutti. Allora, ma veniamo là, che abbiamo fatto Di Battista? Ma veniamo là, grazie Raffaele. A poi, ti chiamo dopo allora, Raffica, dobbiamo sistemare la ragazza. Senza nessuna forma di decenza, davanti al mito di Briatore, i due mollano il povero Di Battista, ma non prima di avergli regalato il loro personalissimo manifesto politico. Appoggia le altre parti, uno paga, ha il voto, ficca il nipote, ha il voto. La politica, voto di scambio, favori e puttani, i puttoni, con i puttoni. L'escort, no. Quelle vogliamo. Quanto squallore. Ma che fanno? Lo lasciano andare così? Ci lasci una cosa di soldi per andare a una ventina. Ah, ecco, dicevo io. Noi 50 euro no. 50 euro! Vai! Grande! E chi hanno vinto? La Champions League. Ciao Alessandro, sono grandi. Ehi, mi raccomando. Con calma, in treno, il curriculum del ragazzo. Escort al Parlamento, assai, mi raccomando. E così i tre fanno un nuovo obiettivo, Dubai. Ma prima hanno una nuova mucca da mungere. Eh sì, perché sempre quel pomeriggio la città di Foggia, nonostante abbia dato i natali a queste due capre, offre un pregevole evento culturale. La presentazione del libro di uno dei più importanti scrittori italiani, Roberto Saviano. Quanto sei bello. Ma li fanno entrare così. Ma la prima domanda è chi ti fanno? Ma chi cazzo? Ma chi te lo fa fare? Che non lo sapevo che sarebbe finita così. La sensibilità, il loro forte. Sembra di Robert, la vita di Robert, sempre in giro. Loro hanno la fortuna di incontrare Saviano. E che cosa chiedono? La figa. Ma riesci a bombare. Allora, tutti quelli che diventano famosi, il primo è la figa. Ogni tanto una botta di più esce. Quanta pena. Tu vivi con i ragazzi della scorsa sempre. Ma pur quando schiacciano la guardia. No. Un momento di solitudine te l'ho là. Ci sono tanti. Che categoria preferisci? Si può dare, Roberto. La categoria di Saviano preferito, dai. Non ce n'è una, però succede di andare su. Shemail. Shemail di Trump. Dai. Dopo il solito doveroso tributo al porno, si passa al progetto Simone. C'è sto ragazzo che è mio fratello, che è disoccupato. Che sta là. E il curriculum. Se conosce qualcuno me lo puoi ficcare dentro. Come si fa a ficcare? Ovviamente, davanti alla becera richiesta di raccomandazione fatta al paladino della legalità nel mondo, saltano i nervi alla sicurezza che porta Saviano in salvo. Io vengo dall'Italia, vicino a me c'è il mare, precisamente Puglia, dove nasci con la fame di vincere su tutto, magari non pagare. Vacanza e risto, disco e la fissa di viaggiare. Crediamo nell'amore, spaghetti per campare, con il sorriso al mondo anche quando gira male. Gira male. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. E allora si parte per Dubai. Dubai è la capitale di uno dei 7 emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti. Autentica perla del Mar Persico, la città, protagonista di un boom immobiliare agli inizi del 2000, è diventata il regno degli sceicchi e la capitale indiscussa del lusso nel mondo. Dubai è la Mecca dei milionari eccentrici e delle opere faraoniche, tra cui spicca la Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Opere architettoniche futuristiche si ergono in questa isola sfarzosa, circondata dal deserto. Ma no!
ditemi che è un miraggio. Non era qua. Non è qua. Dovevo andare dall'altra parte. Tutto sta sa. Non va. Non vedo, lido. Starà più attento, mi sento un chiosco. Una granita lì. La granita. Io voglio la granita. Mi apri un bel lido qua. Il lido nel deserto. No, non ce la faccio. Me. Il lavoro mobilita l'uomo. Oh, e se mobilita tu muovo, no? Nobilita l'uomo, nobilita. Vabbè. Allora, questa deve essere snort. Da là. Aspetta, da me. Ma i due Cristoforo Colombo della Capitanata conoscono sempre la strada. È da là! È da qua! Vai, da là! Quella sbagliata! Aspetta! Oh! Andiamo a fare la pipì! No, ma la faccio pure! Ah, deve fare la pipì! Che animale! E anche l'altro! Che bestie! No! Le pisce sulla gamba! Ti ha fatto la pipì sulla gamba! Non ci credo! La fanno a camma! L'altra bestia non la prende bene! No! Gli scimpanzé hanno più neuroni! Nel frattempo, quella parte di deserto alla periferia di Dubai è attraversata da jeep impegnate in escursioni. E loro provano a richiamare l'attenzione. Capo! Che è il mercato, finché qualcuno casca nella loro rete. Io non passaggio, voglio. Ma dove state andando voi? Stavo facendo il safari. I malcapitati sono due imprenditori italiani che vivono a Dubai. Ma come cosa a fare con voi? Dai, se non ci aiutiamo noi italiani, voglio, chi ci deve aiutare? Vabbè, dai. E così i due foggiani mettono un attimo in stand-by la ricerca di lavoro per Simone e si dedicano al più cafone dei safari. Ci prendiamo i quad piccoli, quelli costano meno. No, quelli costano in più, tanto poi te li diamo. Ma già stanno spremendo quei poverini. Dovete soltanto anticipare. Soltanto anticipare, questa è bella però. Hai portato un libro? E mo' devi stare a bed dove sei? Studia, che pigliamo posto. Loro che dicono di studiare a qualcun altro. Adesso ho visto tutto nella vita. Fatte le dovute improbabili raccomandazioni, partono coi quad. Studia! Studia, che importante! Quanta ignoranza! Ma perché? Perché? Attacco! E vei chinotto! I chinotti! E studia! L'Unità d'Italia, anno! Ne hai fatto un cazzo, Simone, hai fatto lì! Studi, che è importante! La cultura è importante! Sì, la cultura è importante, per gli altri però! Terminato il safari, i due beduini, perché di beduini si tratta, salutano i due ragazzi appena conosciuti, ma non prima di scroccargli un ultimo passaggio in città. Eccola, Dubai! Una città dove persino due imbecilli così possono sperare di trovare un lavoro. Sì, che si bucia qua. Si spreme un desiderio. Sì, spremi il desiderio, certo. E perché siamo venuti qua? Perché? Per incontrare Flavio Briatore. Io voglio incontrare Flavio Briatore e mi dà la monetina. E che è la fontana di Trevi? Va! Premi, dai, va! Va! Perché se tu incontri Abbriatore, ti togli da dove? Mi voglio. Hai premuto bene! Ma perché gli schiaffi a quel povero ragazzo? Signorina, più o meno così zampillo io, eh! Quella! Che gentleman! Ma tu vedi quando è sto va là? E davanti al grattacielo più alto del mondo, qual è la loro preoccupazione? Tu immagina il mio secondo me, che burde! Chi dice un fatto, chi dice un altro? No, l'ascensore, quello al primo piano, no, io le scale non le voglio pagare perché a me non me ne viene. Ma si immagina se la signora del decimo piano dice c'è qualcuno che sbatte la tovaglia, chi è? Ma tu chi ha? Ma si può essere così bacati? Bravo Dubai! Bravo! Ma Duba! La vera domanda è, ma quanto sono imbecilli? Cool.
curriculum di Simone. Se in azienda potete parlare un po'. La socio curriculum. Curriculum. Ah, l'ufficio. Va bene, questo è un comando ninja, non comando ninja. Era un botto della verità, no? Voi no? Due. Tu pure. A go! A tra bocche! E dopo aver fatto volantinaggio con i curriculum di Simone, come fare per raggiungere Briatore? Raffaella! Ma perché risponde sempre? Raffi, siamo arrivati a Dubai! Dove stai tu? L'azzardo però stavolta li spiazza, perché ha lasciato Dubai ed è insieme a Flavio Briatore nella vicinissima Abu Dhabi, dove si tiene il Gran Premio di Formula 1. E loro, riservati come sempre, che fanno? Ti chiamiamo quando arriviamo a Abu Dhabi! Si autoinvitano! Ciao! Ad Abu Dhabi! Abu Dhabi? Com'è che sei Abu Dhabi? Da là, mo si istruite da dove, perché da là... Qua stai nei paesi arabi, tu basta che ci sei da là, se basta che mi sta là, amico. Da là. Ma non vuoi dire quanta là, mediocrità. E allora si cambia destinazione, Abu Dhabi! L'azzardo è impegnata ad un evento e fortunatamente per lei riesce ad evitarli quella sera. Ma mossa a compassione, mette in contatto i tre senza tetto con una vecchia conoscenza italiana che adesso si trova nel paese emiro. Mirko! Mirko Vucinic! Mirko Vucinic è un bomber di razza, classe 83. Capitano della nazionale montenegrina, si è distinto in Italia per il suo grande feeling con il gol. Prima Lecce, poi Roma e quindi Juve. Ovunque è andato, Mirko ha sempre gonfiato la rete. Nel 2014 è stato acquisito a suon di milioni dall'Al Jazeera di Abu Dhabi, dove già nel primo anno vince campionato e titolo di capocannoniere. Mamma, quanto sei bello! Bello! Mirko si consegna a mani basse e porta i due parassiti in casa, dove è già ospite suo fratello. Cazzo, uguale! Ciao! Tuo fratello è un po' un cazzo come tutti i fratelli di quelli famosi. Lui non fa niente! La piscina! Però qua non ci vado mai. Ah, qua c'è la spiaggia sotto. Tu dici la spiaggia sotto qua. Ma perché devono ispezionare tutto? Ma chi cazzo ti frega a te? Dovevi stare in Italia, magari a 33 anni, a rompere il cazzo in una squadra di Sassuolo, magari dalla Juventus facevi la panchina. Qua ci danno 6 milioni al mese. 6 milioni? Ma sto cazzo. Ecco qua. Vedi un po'. E poi dici che non sono io. Tutti i CD masterizzati, mica originali. E come sono felici! Basta qualche DVD pirata e si sentono a casa. Pure zio li fa, lo sai? Guarda. Mamma che bello, Mirko! Vendi i film davanti alla cattedrale a Foggia, un euro. Anzi, ti servono. Dopo aver presentato rapidamente la loro causa sociale... Come se conosci qualche diploma, ragioneria, mi piace stare a contatto con la gente, pure a vendere i borghetti, va bene. Passano alle cose serie. Andiamo a vedere che c'è in cucina, amici. Una volta aperto il frigorifero, piombano le cavallette. La visita è qui. Che non mangiamo da oggi. Questa la sorella va fatta per questo. Porco. Chissà cosa sarà. Perché sordi, se avete questo, non si vede a pesce. Me l'aspettavo. Per qua che ci sta? Un puntatore qua. Mirko, mi dici, perché non voglio essere invadente. Invadente? Ma gli stai a smontare la cucina e ti preoccupi? Mirko, questo è scaduto. Dopo aver avuto anche da ridire, i due terminano il saccheggio. Insomma, sei sistemato bene qua, Mirko. Io non ti voglio dire niente, fratello K. Ma tu veramente che cazzo è? Il pane con la muffa, cioè. Ah, Mirko, però pure tu, il pane con la muffa, no. La prima domanda è sempre disinteressatissima. Quando va? Quanto ti pappi? Quando ti pappi, di avrete. Ma che ne sanno loro? Del duo, cazzo. Del visto non pure quelli là che vanno in Russia, negli Emirati Arabi, in Cina a giocare. Sono venuto per il progetto. Si è venuto a pappare i paperoni. Il rispetto per gli altri. Non sanno nemmeno dove abita. Hai fatto capocannoniere l'anno scorso? 2 anni fa. Cazzo, giocano veramente i morti qua. Ah, eccola un'altra bella offesa. Poi il festival del qualunquismo. Mirko, ma tu c'eri di Montenegrino, ma in Italia mi hai avuto delle difficoltà, perché comunque dici, ma allora questo arriva nello spogliatoio e magari si ruba, siccome del Montenegro si ruba lo portafoglio. No, il Montenegro no, albanesi rubano, romeni, ma montenegrino non ho mai sentito. Se pure tu adesso ti ci metti, Mirko, ma che t'hanno già infettato. Piero, quando ti vedevo non nascondevi il portafoglio, dici, questo magari Mirko...
per il pregiudizio, capito? No, quando mi arrivavano amici si nascondevano. No, quando arrivavo. Gli amici tuoi? Ma qua nel palazzo è già fatto qualche appartamento. L'ignoranza è senza freni. Quando tua moglie ha detto ai tuoi suoceri, cioè la mamma e il padre, che stava con un ragazzo col montenegrino, tu la prima volta che sei andato a casa loro non hanno nascosto gli orecchini, i colieri nella camera da... Ancora! Non si sa mai chi cazzo è questo. Quando tipo dalla parte tutto dello Slavia. Lo Slavia! In Italia. Gli albanesi quando arrivarono, Kledi, noi abbiamo aiutato. Voi avete aiutato Kledi? Mo per una volta che chiediamo noi, no. Ma che cacchio sta di? Stasera non sapevamo dove dormire, chiamiamo Mirko che quello c'ha la casa grande. È il minimo secondo me. Mangiare, la camera. La camera, quindi ci fai dormire, quello di voler. Vucinic sa che contraddirli sarebbe inutile. Fammi dire Ugo, se lo aspetti. Che pre? Ugo, spostiamo. Che so? Anche per la sec. E così i due baronetti si accomodano nella loro camera. Dove vai? Dove vuoi tu? A dormire, che può dormire qua con noi? Quello che mi colpisce è il loro altruismo. Simone, non fare il maleducato, le disca. Non fare il maleducato? Ma vi sentite? Mirko li accompagna nella stanza degli ospiti. Ed è lì che i due rapaci si avventano sulla preda. Ci devi lasciare un po' di soldi. Io lascio a mio fratello. Così. No, un po' di soldi. Di soldi. Domani mattina vi aspetto. No, mettici qua. Non ce l'ho, mo. No, ce ne dimentichiamo. Mio fratello gli lascio la carta, lui preleva e ve li dà. Tu fai 300 così stiamo tranquilli. 350, eh? Lasciali 350 euro. Fa 700, fa quello che cazzo vuoi. Come ti senti il cuore? Mirko è scioccato da cotanta sfacciataggine. E pur di mollarli, dice sia qualunque cifra. E gli faccio un favore pa ferramenta. Gli farò una pubblicità per un amico in difficoltà, c'è la ferramenta, capite la ferramenta? Allora, solo amici in difficoltà hanno. Ci fai la pubblicità e noi la mandiamo tutta la. Come si chiama la ferramenta? Ferramenta Stelluto, via Leofondo, andate lì, capito? Pronto? Via! Sono arrivato qua dove sono. Se volete essere come me, andatevi. Via Leofondo! Da Stelluto, la da ferramenta! Da Stelluto, la ferramenta! Cosa se vi serve? Chiave inglese, piede di porco. I primi appartamenti, come le fa? Mirko, come gli hai fatti i primi appartamenti, Mirko? Con le chiavi inglesi e le dichi. Buonanotte! Ti saluto! Apposta, la velocità così, se lui dei contenti, poi devo andare a prendere i cacciaviti. Ah, è certo, si fa regalare i cacciaviti. Ma che c'ha l'officina? Comunque, no, signore. E chi se burga, entra la luce qua. No, è chi se burga, anche l'altro sì, se ci freghi i costini. No, niente grido. Ah, ma non era un signore. No, io non c'ho niente grido. Ah, boscetta, vedi, metti qua. Un borsè? E così i due si addormentano. E buonanotte, Abu Dhabi. Il giorno dopo, prima di rimettersi sulle tracce di Briatore, i due sfruttano la vicinanza di un noto ippodromo per passare da un fantino italiano che negli Emirati è una vera e propria star delle corse dei cavalli, Antonio Fresu. Quanto cazzo pesi? 25 kg bagnato. L'offesa dopo neanche 30 secondi che lo conoscevano, credo sia un record. Io ho questo cavallo, Special Boy. Special Boy. Antonio Fresu, 53 kg. Mamma, 53 kg? Chi deve come? Come ho capito? Il capitone che compra mia nonna a Capodanno pesa 53 kg. Ah, leggerino! E che è un dinosauro! Secondo te quante probabilità di vincere ci abbiamo? È dura oggi, però. I due provano ad interessarsi alla faccenda, ma il richiamo dell'imbecillità è troppo forte. Tu lo mangi un cavallo? Ma tu te lo mangi? Per rispetto dell'animale. Però la mucca, il porco, continuano a essere dei figli di puttana. Ah, fai il paladino degli animali adesso. Ma non te crede nessuno! Cicciolino e il cavallo, l'hai mai visto il film? Quando me la svendere a Cicciolino. Ah, però la delicatezza di due bulldozer. Ha fatto un cesario, cavallo. Ma i due sanno che hanno ancora Simone da piazzare. Io ti lascio un curriculum. Tu sei, riesci a ficcarlo? Ah, sì. E che deve fare, il fantino? Loro puntano su più tavoli e visto che ci sono, si lanciano nella solita scommessa per racimolare denaro. Ma va. Se vinci, se vinci. Su 5 cose, 3 prime 3. L'associazione a delinquere pugliese così guadagna la prima classe. Studia, questo è tutto tempo perso per te. Ah. Così me lo fa. Che i giovani di oggi, non vanno fare i sacrifici. Non accettano più i sacrifici. Ha ragione. Arrivano con arroganza, con una prepotenza. Sembra che tutto gli è dovuto. E studiare, Simone, la cultura è importante. Sentire loro che parlano di studio e sacrifici è vilipendio alla bandiera italiana. Chi ha scoperto l'America? Sopra Colombo. Ma vedi un po' i professorini, adesso si lanciano nelle interrogazioni. Quando è stata presa la pastiglia? Non mi ricordo.
La sera, primi di Sado. Che burloni. La corsa sta per iniziare, ma l'organizzazione commette un errore imperdonabile. Nell'area VIP si mangia gratuitamente. Thank you. Un primo giro. Thank you. Con il set non c'è mai. Thank you. Sì, faccio la sola sera, che cazzo cosa fa? Thank you. Un secondo giro. Thank you. Simone, mannaggia la mica quanto mi ti fa... Ah, per me sì, passalo. Cioè, studiamo. Tu studiamo. Grazie, bravo, E un terzo. Un po' di bresolette. Tu porta sempre, che casa si chiama porta. Ah, si chiama Emilio, lascia il vassù. Il proverbiale lusso di Dubai viene messo in difficoltà dalle furie foggiane. Aspetta, porta di queste e vai a cambiare. Di al capo di riempire sempre. Questo qua non me lo bevo, che non mi piace. Si è fatto un po' caldo, un po' sciapito. Porta sempre roba fresca. Così, a stomaco pieno, tornano a fare public relation. The brother of my a modo loro. C'è un corrimo, ma qui sei c'è. Ma che te ne ha benzina, ti metti a fare il benzinaio. Quanti luoghi comuni. Qua non fanno nemmeno le rapine, no? Lo sceicco schifato di snobba. E loro, una volta incassato un sonoro no, come reagiscono? Foggia, già. Durante il rituale sacro che vige negli Emirati, fatto di litanie prima di ogni evento sportivo, dove è di cattivissimo gusto non ascoltare in rigoroso silenzio, loro... In geniera! Ma quando cazzo madura! Niente, si mettono a fare i coli del Foggia, senza rispetto. Ma quando cazzo madura! Intorno a loro il gelo. Poi finalmente arrivano i fantini. Sicuro che non lo dobbiamo drogare sto cavolo. Le ultime raccomandazioni ad Antonio. I drogati in Italia li drogano tutti i cavalli. I cavalli sono tutti drogati. Stanno in comunità. Ma andate, ve ne va. Qual è che numero è Andò? 10, come Del Piero, come Totti. Se non corre le palle strizza. Furia, veloce. Bello, veloce, in gamba, furia! Che deficiente! Così, dopo aver motivato Fantino e Cavallo, i due coach si godono la gara. Vai, Antonio! Eccoli a motivare il Fantino Nostrano! Va! Vai! Vai, che stanno ruolando i panini, va! Ah, no, che bestia! Go, Antonio, go! Go! Poi però, ad un certo punto, la dea Fortuna gli fa il miracolo! Il cavallo di Antonio Fresu incredibilmente stacca tutti gli altri e arriva primo! Primo! La gente ti guarda sconcertata e loro incuranti reagiscono così. Un ballerò una valle è facile non sballe. Tu c'è un mando per spalle e te ne da cavallo. E oh, oh, oh! T'appoggi sulla schiena. E oh, oh, oh! I due, dopo aver messo in ridicolo il nostro paese, provano a guadagnare l'area VIP stampa e atleti per celebrare Antonio. We are friends of Antonio Fresu. The people which win, the friend. Quando esce? Ciao! Il compostissimo mondo delle corse e Miro è messo in crisi dal casino fatto dai due imbecilli. The friend. Friend of Antonio. Così agli organizzatori saltano i nervi e gli impongono il silenzio. Ovviamente, una volta rimproverati i due beoni, che fanno? Si ammutoliscono? Antonio, grande! Ma che? Orgoglio dell'Italia! A questo punto, la sicurezza dell'ippodromo, venuta meno la compostezza, allontana la delegazione foggiana dalla tribuna. Ma una volta fuori, loro rifanno il giro e raggiungono quatti quatti Antonio Fresu. Ma quello che interessa loro, ormai, è altro. Ma prendi i soldi a volta, aspetta un po'. E certo, mica potevano andar via a mani vuote. Andò, portano 300, 400... 700! 800! In attesa del bottino della solita estorsione, i due richiamano l'attenzione della principale emittente degli Emirati Arabi. E loro, riservatissimi come sempre, che fanno? My brother, search work. Fanno uno spot per Simone. The Amil, che di? Simo and Gabri, @gmail.it. Che filmo Simone? Un appello al governo. Ritirategli il passaporto! Intanto le due belve si avventano sul povero Fresu. E una volta ottenuto il denaro, irrispettosi lo mollano. Che bestie!
Saccheggiato il fantino, i due beduini si piombano dall'azzardo, che in quel momento sta assistendo al Gran Premio di Formula 1 presso il circuito di Yas Marina. Un po' di volantinaggio con il curriculum di Simone e poi via sulla navetta che li porta alla corsa. Naturalmente senza biglietto. Se facciamo l'incidente muore solo il conducente. L'ignoranza è senza freni. Ed eccoli nella mitica Yas Island, l'isola artificiale che ospita la gara che può essere seguita direttamente dai tanti yacht ormeggiati. I due Jack Sparrow della capitanata si preparano all'abbordaggio. Ma te lo sai che mi fai battere l'altro destro e l'altro sinistro? Mi fai un open space! E come si sentono gli anni di studio in medicina? Questi sono fe! Hai capito? Italiane? No, ma vedi che fa, hai gli occhi bellissimi, hai beautiful eyes, sono due fanali, mamma, il fanali ce l'hai, il cofano ce l'hai, vogliamo mettere il cambio, il freno a mai. Lo stile italiano nel mondo. E Spice Girls, no. Mamma quante righe, vestito a fiorellini, aggiungiamo il gambo. Niente, gli ormoni prendono il sopravvento sul mononeurone. Sai che fare la fionda lì, amore mio, con chi parli? Ce l'hai il mio numero? Due dritte ai piloti e poi... Poi ci fanno i molti che se c'è l'autovelox e si lamentano. Ah, l'autovelox, che deficienti. Che vi fate ma... Lo sai che io non sono così veloce? Faccio le cose lentamente, amore mio. Si torna alle molestie. Ciao, ci vediamo dopo per la festa, amore mio. Dove mi posto sulla balaustra, di un pezzo di corrimano. Quanta raffinatezza. Se vuoi un pezzo di corrimano a disposizione. Niente, sono a piede libero. Così, dopo aver seminato cafonaggine e raccolto umiliazioni, mollano Simone come un pacco postale e entrano nell'albergo dove alloggia Raffaella Zardo. Ciao Raffi! Raffaella! Ed eccola, Lady Zardo! Raffaella sarà la numero uno! Dopo i convenevoli, prima di ogni cosa, qualcuno pronuncia la parola free drink. E dunque? Un champagne. Ma siamo bella carac. Bella carac. Negro manco un champagne, ma perché ne chiudete? Eh già, i milord sono abituati allo champagne. Crisi, si fece a sé. Ma andate, me ne va. Intanto la gara si è conclusa. Sparano i fuochi, non sapete tutti fare l'applauso. Ma che cazzo ha vinto, non lo sa nessuno. L'azzardo gli comunica che Briatore purtroppo è dovuto tornare a Dubai, ma in compenso gli dice che quella sera c'è un evento con un ospite internazionale. Sera abbiamo Paris Hilton. Paris Hilton? Quella dell'albergo. C'è mio fratello disoccupato, possiamo che quella ha lavorato a Bed & Breakfast. Giustamente, appena sentono Hilton, gli viene in mente il loro obiettivo: piazzare Simone a fare il portiere in un hotel. Solo così potrebbero dare un senso alla trasferta negli Emirati. E lei, la loro donna. Ma tu ci fanno entrare così? No, così no, non si può entrare così. Quindi? No, ci dobbiamo vestire bene. Bene? Si devono vestire bene. Ma chi? Loro? Ti fidi di noi? Non tanto, però ti do fiducia. E qui chiunque non ve ne darebbe. Ma l'azzardo forse ha una vocazione da santa, da martire, che ne so. Non si mangia di lì, cioè il fatto di dire in buffet. Cioè, questo è avanzato. Ma che schifo! È roba avanzata da altri! Ai. Senza ritegno! Un il gulma! Ai. Così va! Ai. In attesa dell'evento serale, tornano a dispensare perle. Bene! Ma va! Sapere un menù che dice! Zoccole e champagne! Facciamo delle zoccole gradinate! Quando zoccole che sono! Bravi! A me sto mondo qua mi fa schifo, ma... Noi mettiamo la benzina e qui si sbocciano! Ah, loro fanno la morale! Io noto un po' di invidia, ragazzi! Bravi, con i soldi no! Qui i soldi non stanno a benzina! Se era per i soldi vostri, stavano col pedalò! Ai. Poi, con la solita coerenza... Ehi, la rossiccia! Mettiamolo in liquido antiruggine! Ecco! Troppo madre! Un po' che più in cavarne! A me piace il dondolo qua, quindi... Ah, il signore è amante delle taglie larghe. Ci abbiamo i gusti diversi, a te piace una cosa e a me piace un'altra. Ma perché? Hanno dei gusti. Raffaella! Dopo pochi minuti rincrociano la povera Raffaella Zardo, che si sta recando al grande evento della serata, il concerto di Rihanna, riservatissimo ai pochi eletti possessori del braccialetto. Ma possiamo venire pure noi da Rihanna? Ragazzi, questa volta non ho
Dai, oh! Niente, i due insaziabili ingordi vogliono andare anche lì, come se conoscessero Rihanna. Attenzione, fate passare, fate passare. Facile, ma sto presentando la Somalia. Alla loro esuberanza calamita l'attenzione di un ricchissimo imprenditore emiro. Curriculum, my brother. If you want the brother to work, you can go. Parla con italiani. We are Italian in difficulty. Presidente, namile. Loro annusano denaro e... When you want. Buttano via la dignità. We are in crisis in Italy. Euros. 500 euro. Prego. Mamma mia. Ma come si fa? Ma questo è culo. Grazie, presidente. Perché foraggiarmi? Best in the forest. Ciao, presidente. Un presidente. C'è solo un presidente. Un presidente. E così, con 500 euro in tasca, tornano a bomba sull'azzardo e la sua amica, facendosi dare l'unico braccialetto disponibile. Un bracciale, ma non ci va. Come fa? Ma che se ne fanno se sono in due? Ficca a me. E così, as alla mano, danno la rivederci all'azzardo e si fiondano subito al concerto. Offerta, offerta libera. Offer, when you want. Tanto non ce ne frega niente. Ah, ecco perché si sono presi il braccialetto per l'ingresso al concerto. Se lo vogliono vendere. We are official bagari. A fare i bagarini, a rischiare la galera. Can't be, can't be you cool. Sono senza faccia. With me, with this is possible to enter. Hey, grazie amico. Sono davvero basito. Fanno soldi con una sfacciataggine inaudita. Ma che cazzo me ne frega a me di stare Rihanna qua? Sì, che poi che canzone ha fatto Rihanna? Ciaccanella, va. A me piace la ciaccanella, quando è bella la ciaccanella. A me piace la ciaccanella, e là, e là. Dopo aver racimolato soldi per comprarsi abiti per la serata, tornano di corsa nello Yacht Club, dove c'è l'unico spettacolo a cui sono interessati. Ma che sta lo stabilimento della fica? La gnagna. Mamma mia! Simone, non le guarda. Tu non le guarda. Non devi guardare. Non vedere quello che facciamo noi, perché noi siamo arrivati già. Arrivati? Dove? Mamma. Ma io prenderei la residenza sotto Colagon. It's possible to enter. Così, forti del loro savoir-faire, provano a salire su qualche yacht utilizzando escamotage ricercatissimi. We are a friend of Enzo Mammato. Enzo Mammato. Enzo Mammato. E chi è? Enzo Mammato, noi Yari. Ma cambiate nome almeno. Capitan Findus, vuoi vedere il bastoncino, Capitan Findus? Un bastoncino! Ah, ma stiamo parlando del nuovo Rodolfo Valentino. Mamma mia, qui. Mamma, qua appoggi un mar subito. Mamma, norvegese. Questi sono i fiori norvegesi. I fiori? Quelli sono i fiordi, ignorante. We are friend of Enzo Mammato. Giocare anche le proprie qua. E ti stupisci? Ecco qua mia moglie dove sta. Lo sai che ti cercavo, amore mio? Amore mio? Ti cercavo. Ah, io e tu è l'amico mio qui. Niente, rimbalzato. Beh, hai visto come quando ha fatto la vacca così. Come no? Vacillava. Ma questo non è l'autodromo, questo è il figometro. It's possible to enter. Dopo una constatazione signorile e completamente immuni alle figure di merda, tornano alla carica. We are friend of Enzo Mammato. Just touch, manca qua. L'ho già detto, imbecilli. Tira un 43 da questo. Mancano 43, questo è il campionato. Quei campionari qua trovo le offerte a cadere. Ma le scarpe si tolgono per salire in barca, mica il mercato. Mi dà questo. Amore mio, vuoi fare la sirenetta, amore? Facciamo mezza donna, me da pesce, il pesce lo metto io. Per... Nobilissimo. Buonasera, a chi su merda? E così, dopo un numero infinito di tentativi, finalmente i due disperati riescono a farsi invitare a salire su una barca. Le zoccole sono qua! Oh, amico! Oh, questo è pugliese! A fare l'elemosina è Antonio, pugliese come i due gibboni. Ma possiamo stare qua con te? Dai, aiutiamoci noi e noi! Se non ci aiutiamo tra di noi, cara! Che ovviamente ricambiano la fiducia, offrendo un diadema di figure di merda. Prima mettono a bagno i piedi nella jacuzzi. Ammolla perché non ci laviamo i piedi una settimana. E poi, appresa la notizia della fine dell'aperitivo, si mettono a mangiare i panini che si erano portati via da casa di Vucinic. E che è la Pasquetta! Dopo aver soddisfatto i bisogni primari, i due baroni si fanno largo nel party più esclusivo di Abu Dhabi. Che ha visto? Un'apparizione. Ma possibile che alla vista di una donna
sono ogni volta ad un passo da una crisi epilettica. Così, dopo aver sfoggiato movenze feline, ecco la prima zampata. Quanto ci piace la figa! Allora sale in cattedra l'analfabetismo. L'ultimo gradino dell'umanità. Dovete mezza patatina da qua, tutto quanto, l'auto. E la mezza patanella, se vede. La patanella? Mamma mia, che cagne! Deve pure la muteru, la muteruola. Ma lo vede che non gli risponde mai nessuno? Ah, ma G! G è il punto! No, vabbè. Stiamo ancora parlando di genere umano? Col tempo i due si insinuano nel party come i peggiori virus e riescono a farsi spazio e arrivare al DJ. E quasi minacciandolo riescono a collegare alla console un loro telefonino e la playlist che contiene fa venire i brividi. È tutto finito. Ma che cos'è? Dai! Uno dei party più esclusivo di Abu Dhabi è stato infettato. La ragazza li asseconda per non pensarci. E basta, dai! Ma siamo negli Emirati o alla festa patronale di San Severo? Un italiano vero. E quando trovano brandelli di confidenza, è lì che si mettono in ridicolo sino alla settima generazione. Vuole fare così, senza mezzi termini. Ma di cosa stiamo parlando? Uno scimpanzé in calore? Ma che sta a fa? Sta a lavare i panni! Mamma la leonessa del Kenya! Vai! La ragazza è allibita e si mette in fuga offesa. Amore, mi sei offesa! Ti ho fatto sentire il pitone! Dopo l'ultimo tentativo di molestia, lasciano lo yacht. Simone! Sulla barca, sta a studiare. Anche se l'allupamento non si attenua. Tavolino di Italo! Mamma! Sì, tavolino del treno! Buonasera! Alla serata in discoteca dove ci sarà ospite Paris Hilton manca ancora qualche ora. Però ci sono ancora da comprare gli abiti per poter accedere all'esclusivissimo locale e vengono a sapere di un ex calciatore italiano presente nella barca accanto alla loro. E perché non passare a trovarlo? Nicola! Ma è Nicola Ventola! Nicola Ventola, nato in provincia di Bari nel 78, è stato un attaccante, cresciuto nella squadra barese e approdato nel 98 all'Inter, dove si è messo in mostra giocando accanto a mostri sacri come Ronaldo e Roberto Baggio. Purtroppo alcuni infortuni ne hanno inficiato la carriera, anche in nazionale, di cui era una promessa. È sposato con la modella svizzera Kartika e da anni è uno dei commentatori di spicco della ricca emittente Abu Dhabi Media. Niki Ventola, Niki Ventola, Niki Ventola, la famosa. Ah, proprio così, dopo 4 secondi, subito a parolacce. Te lo ricordi? Te lo ricordi? Uno di Foggia, quando giocavamo. Bravo Nicola, te li ricordi, erano loro. Fino a su codine da grizzacchiere, graffa. Ma che cazzo sta, le giostre? Dopo l'offesa, la richiesta. Ma ci puoi far entrare? È un po' un casino. Ventola non si sogna di portare dentro le due bestie. Ma qua devi farti i soldi, tu che stai facendo? Io lavoro per la TV, Abu Dhabi Media. Vieni qua, vieni, mio fratello, vieni qua.
qua, Simone. Mio fratello, ti sto occupando. Sì, la cravatta del foce, questa è l'unica che c'avevo. Tempo andi in su, si sono pochiati a fuoco. Lo so, eravamo noi. Il coro, Nichi Vendola, Nichi Vendola, Nichi Vendola, va fa mocca. E c'era mia mamma in tribuna. Lo so, ma eravamo noi in culo. Il problema è che stava scuola nazionale. Lo sanno, lo sanno. Lei ragazza deve trovare un posto di lavoro. Da Ciucuri. Qua sta Nino in piazza. È uno che è bravo anche, direttore sportivo, osservatore. Piazzato il curriculum, si parla. Passa al momento bar dello sport. Però l'hai visto a Toir che ha detto che tu sei il giocatore più forte all'Inter di tutta la storia? Hai capisci un po'? Gentilissimi! Tu stavi nell'Inter con Roberto Ball, a Ronaldo, Giorca F, Zanetti. Che cazzo già cucchiuto? Ancora! E basta! Poi se ne sono accorto! Ma poi ti sei spaccato, che è successo? Oh, ho fatto 13 operazioni. Come Vladimir Luxuria, pure Vladimir si è operato. Si è tolta la sciola. Signorina, mamma mia! Ma lo sai che se ti prendo devi fare 2 settimane col Supratin? Io ti disidrato, amore mio! Senza ritegno! Ti trivello, trovo il petrolio dentro! E vai, un principe! Ovviamente per loro non c'è solo la gnagna. Quanto dei pappi? Quanto dei pappi pure? Appunto. Quanto dei pappi come? Molto più di diavolo. Dimmi a me, guardi più militari, di militari! Non che ti facciamo l'estorsione? Tu hai scesi qua! Può essere pure quello. No. Oh, è questa qua che menna. Ma che sono Auricchi? Auricchi? Ma che sono Auricchi qui? Grazie, non posso guardare. Nicola è senza parole, ma trova la forza di fargli capire che non possono accedere al lussuosissimo yacht. Ma mosso a compassione, decide di andare in barca a cercare qualcosa per sfamare le belve. Vuoi essere la mia regina? Ti do lo scettro, ti do! Regina mia, ti do questo scettro qui! Regina di cuori! Mangianti a bastoni! C'ho il tentante Nari! Lottoletti cuori! Mami, mamami, mamami! Mami che mami! Non so se mi ami! Regina di cuori! Nacca! Ai! Emiro! Emiro! E Ciro! Due cuori nella palla a volo! Che cretini! Ah, ma che occhioni! Ma mi fulmini! Ma te mi illumini l'anima! Te mi illumini l'anima! Ha capito, te la illumina! Ma me la illumina l'anima! C'è l'anima illuminata! Che devo fare? Aspetta, che quaterna sulla ruota di Bari! La rossa, mamma mia, ma voi mi fate impazzire! Ma le proprio passione. Tutte le devono fermare! Ma hai visto le frasi che uso io? Ammalianti! Ammalianti, certo, come no! Nicola! Nicola! Ma Nicola! Nicola scende con un piattino di stuzzichini, ma viene subito offeso. Dico, che cazzo è mica piattino? Pure! Un ciappi! Il ciappi! E certo, siete animali! Mamma, sulla passerella stai passando! Posso passare anch'io sulla tua passerella, amore mio? Io ve lo dico, scatta l'arresto! E lì non scherzano, eh! Oh, amore mio! E one kiss for me, one kiss! Ehi, tu ti prendi il bocconcino, ma devi il No, vabbè! Nicola vorrebbe scomparire. Si può dire questo? Un occhio a mio fratello. Piccolo, non può, sì. Tanto in Italia sulla raccolta. 22 anni. C'ha voglia di fare. Ma pure noi abbiamo voglia di fare a cadere. Mamma. Come non vai ad avere voglia di fare? Mamma mia, ma chi è? Del Parigi, dove ci sale? Arrivano i congedi finali e... cassa! Tu ci, siccome non sappiamo dove andare a dormire, ce n'è qualche cosa di soldi. Ci paghiamo un albergo. Vito, non devo portare fuori, che stanno anche lì i soldi di Moratti, lei. Ma non c'ho contatto. Ma la vento, non cazzo! Non hanno mai visto dei soldi? La prima cosa è uscito 1000 lire, che l'abbia ancora più grande. Quanto vale? E quella ci devi dare. 1000 lire, hanno diviso 4. 250 lire. Dacci quella, ci diamo, dai! Nicola, ti di no! Ma c'è, la dovremmo stata a fregare le terribili. No, per favore, non finanziamo l'ottusità! 1000 lire. E che mi fa? 1000 lire. Quello là che fa, dai, dacci. No, 10, sono. Che non me ne frega niente, sono due specie, ci vogliamo! E certo. Se sei un numero. Si ciao, sempre ragazzi. Ciao, ricordati ciao, sempre ragazzi. Una cosa. Oh, Nichi Vendola, Nichi Vendola, Nichi Vendola, la famoca ma. Nicola, te la sei cercata. Mamma quanto si buona. Che fa che questa vita? Ma tu la vedi quanto è buona. Ma tu la vedi quanto è bella fatta questa carta.
Ah, questa è una novità, l'abbordaggio parallelo. Ognuno va per i cazzi sua. Tu sei una statua. Basta. E hai bisogno di qualche altra botta di scalpello, te la do io col mio scalpellotto. Where are you from? Ecco qua. Austria, madonna. Le palle di Mozart, ti vuoi vedere? E mollatele. Ma che occhioni hai? Ma mi stai appagliando, mi stai. Niente. Ma lo sai che mi appagli? Devo mettermi gli occhiali da sole. Mamma, ma che cos'è? Le bacia i piedi! Ma che stai facendo? Mi piace mi vengono a fare cose, a me mi fanno troppo arrapà. Ma che è questa perversione che dici? Siamo arrivati al feticismo, è il capolinea! Mamma mia, corra a farmi la s***a! Mamma mia, che classe, che stile! Dopo aver insidiato il 98% delle donne presenti nel raggio di 4 km, manca pochissimo al party. E i due usano i soldi racimolati per acquistare abiti consoni e cercare così di arrivare a Paris Hilton vestiti di tutto punto. No, non ci credo! Si sono vestiti uno da sceicco e l'altro da bodyguard! Noi dobbiamo dare l'impressione che io... E questi sarebbero abiti consoni alla serata! E che è carnevale! Per dire, ma non con le donne, a me che le donne l'anima ma va... E poi dovremo arrivare a Paris City! Avete capito il piano diabolico? Fingersi Emiro per insinuarsi nell'Abu Dhabi che conta e arrivare a chiedere lavoro direttamente a Paris Hilton. Sto entrando con lo sceicco di San Severo, c'è Paris Hilton dentro, me la mettete in contatto per piacere? Ma ovviamente l'abito non fa il monaco. Mamma mia, ti hai mangiato la patatina? Posso assaggiare la patatina tua? Cambiano i vestiti, ma le intenzioni restano sempre quelle. La crepe. Ah, la crepe. Anch'io di crepe, se ti prendo. E l'altro che gli fa da security? Così è troppo confuso. Eh sì, è lasciato! Ma che cazzo, il ministro della security a questo? No, io posso farlo a te! Ogni tanto, ma tu mai le mani addosso! L'hanno presa sul serio, sta buffonata! È ballato! Passiamo. Sei in servizio! In servizio? Stiamo parlando di gente che non ha mai lavorato! Gino! Gino Paoli? Gino Paoli! Eravamo quattro amici al bar. Scusate, un sinonimo di mentecatti. Firmo da qua. Tu devi aspettare qua, aspettaci qua. Studio, studio. Simone, mettiti a studiare, salvati! Sì, è tranquillo questo, è tranquillo. Che cazzo fa? Ma c'entro. Ma guarda! Ma tu te. Allora dai, ti proteggio o no? Sì, ma tu stai entrando troppo nel personaggio. Ah, lui! Non c'è nessuno, non sta attaccato a nessuna parte, DJ! Vuoi vedere? Centrale, stiamo entrando! E mi rispondi centrale? Ma quale centrale? Centrale, centrale, è vero che esisti? Tu sei matto, tu sei pazzo. Non devi entrare, tu mi proteggi a me. Qua dobbiamo dare l'impressione che noi abbiamo i soldi, che io sono il sultano, che tu sei la sicurezza e noi dobbiamo entrare negli ambienti che con... Perché a me mi vedono ricchi, capito? Femmine, roba, va. Ne hai visti i femmine? No, no. Ah. Centrale, stiamo arrivando. Allibito. Stiamo entrando? Ma che cazzo parlo? Allora, mi fa me. Un momento, prego. Ti protegga, anche da attacco. Tu sei a rischio pericolo. Ma magari vi attaccano. Incredibilmente però la pagliacciata funziona. Vi fanno entrare e loro possono prendere possesso della serata. Mamma mia, ma te sei un miraggio. Sei un osi, vogliamo mettere la palma all'interno nell'osi. Ah, ma questo sceicco ce l'hai, mo. Dice che è molto interessante. Dice che ce lo scacchiassi. Quella, ce lo scacchiassi, mi sbagliavo. Raffaella. Ed ecco l'avvistata, la regina della serata, Paris Hilton. Paris Hilton è l'ereditiera più famosa del pianeta in quanto pronipote dell'americano Conrad Hilton, fondatore della catena di hotel di lusso Hilton. Il patrimonio della bella Paris ammonta a circa 100 milioni di dollari. Nel 2003 la Hilton ha conosciuto la fama quando fu diffuso su internet un suo video art. Oggi Paris Hilton è modella, cantante, attrice, DJ. Tutto quello che tocca diventa oro. La storia del bodyguard sembra funzionare, ma Paris sembra irraggiungibile. Nel frattempo... Mi devo sedere, mi deve sciampo! La bomba? Ma ci rendiamo conto? Non ci stanno bombe! Ma nessuno li caccia! Avvelenata? Peccato. I due
tentano di avanzare verso il privé, ma ovviamente la priorità è sempre un'altra. Tu sei una fantasticheia. La loro ignobile copertura regge al punto che riescono a farsi largo nel riservatissimo Queen Privé, dove incontrano l'azzardo. Sei la numero uno, così acchiappiamo le femmine, sennò qua non ci caga nessuno, capito? La gente pensa che c'hai i soldi, mi sono messo gli orologi finti tu. Raffaella non può credere ai suoi occhi. Ma per sua fortuna, Paris Hilton è recintata e protetta dai suoi personalissimi bodyguard. Non ce la faranno mai a raggiungerla. Brava Mare! Non è possibile, non ci credo! E una volta terminata l'esibizione, riescono incredibilmente ad avvicinarla. Paris! Ciao Paris! Paris! Non ci credo! Paris, e Paris Hilton non chiama nessuno! This is Sultan of San Severo! Mi piaceva la storia quando stiamo senza puntante! Ah, però! Partono bene! My friend, like... E così eccoli, accanto alla possibilità di realizzare la loro missione, finalmente qualcuno che può cambiare il destino. E loro, davanti ad una star internazionale, cosa fanno? I curriculum di Simone! Paris! Curriculum. Il curriculum di Simone è a pochi centimetri dal sogno. Ma dai sogni a volte ci si risveglia bruscamente. Eh sì, perché negli Emirati il kandura, la disdascia, quel tipico abito bianco, è assolutamente vietato indossarlo all'interno dei locali dove viene servito alcol. I bodyguard, insieme alla sicurezza governativa, intervengono e portano i due foggiani all'interno del commissariato. E purtroppo di quella serata non abbiamo più immagini. Se non la notizia che dopo qualche ora, purtroppo, verranno graziati e liberati. Ma i ricordi di una quasi impresa restano. De perla el sol en tu frente y en la sonrisa blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la 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 la. La 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 la. Ma questa storia non finisce qui. Già la stessa sera la TV araba li celebrava così. So pass the post. Slightly more relaxed for this week after the mammoth. Well, a couple of guys are particularly Italian do it better ever. not only horse. But the Italian go to water. Sandra a cavallo, capisci? Di una frizione.